parlare in particolare del lavoro di avvocati di parte civile e di magistrati che si occupano in silenzio di cause che riguardano l'ambiente. Noi siamo abituati a sentir parlare di toghe rosse. Le toghe rosse, che sono le toghe buone e cattive a seconda di da dove insomma, le si guardi, no? A me è piaciuta proprio l'idea invece di vestire le toghe con un altro colore, che è un colore a me molto caro, che è il colore dell'ambientalismo. Queste storie purtroppo, come gli avvocati ben sanno, spesso non ottengono giustizia, ottengono giustizia parziale, che è come non ottenerla, ottengono giustizia magari dopo tanto tempo, ottengono giustizia i familiari delle vittime, perché le vittime purtroppo non ci sono più, quando arriva la toga il danno è fatto. Purtroppo questo è, quindi io mi sono trovata nelle situazioni già un passo avanti rispetto al disastro, perché il disastro era compiuto. Siamo in un'altra fase, nella fase in cui ci sono persone che stanno lottando per avere giustizia. Chi sono queste persone? Da una parte sono avvocati e magistrati. E attenzione, io mi sono, devo dire, il mio viaggio è cominciato con una curiosità, dire chi sono queste persone che nel silenzio generale si occupano di queste storie, posso dire, storie a fondo perduto. Mi sono detta, si parla sempre del lavoro dei comitati, delle persone che giustamente sono toccate in prima persona dal disastro, e gli altri chi sono? Io devo dire che il mio approccio è stato un po' con la puzzetta sotto il naso, cioè io ho pensato, sono professionisti, sono pagati per questo e fanno il loro lavoro, io faccio la giornalista, lui fa l'avvocato, l'altro fa il magistrato, sono pagati per questo. E ho trovato smentite a questo pensiero, perché allora, il lavoro è tale quando è confinato in un orario, ad esempio. Collaborare con l'avvocato Bonanni fa sì che mi arrivino mail alle 3 di notte, di sabato, domenica, a Natale, a Capodanno, idem con Pierpaolo Petruzzelli, collegamenti via Skype a qualsiasi orario, con l'avvocato delle acciaierie Valsugane, ad esempio, 460 parte civile, neanche un operaio, tutti cittadini, perché appunto per gli operai vale la regola purtroppo del ricatto del lavoro. Ecco, l'avvocato di Malagrotta che da 15 anni, sapete immaginare 15 anni che sono, 15 anni questa donna si è sposata, ha divorziato, ora ha un cane, la vita è andata avanti, la discarica era nata, è cresciuta in maniera abnorme, ora, vabbè, da 2 anni dicono ogni 6 mesi la chiediamo, ma adesso è ancora viva fino a marzo, poi probabilmente tra un anno siamo ancora qua a dire la discarica è stata prolungata. Ecco, quando il lavoro investe la tua vita privata e te parti di sabato per andare a parlare con i cittadini e convincerli ad andare avanti nella battaglia legale nonostante la sconfitta appena arrivata con una carta di un tribunale, non è più lavoro, è vita.